Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuovissima puntata di Uno Nessuno 100.000. Oggi abbiamo un ospite davvero speciale che ci porta un po' a riflettere, a sognare. Vediamo qualche foto dietro di lui. Matteo, ecco, grazie Matteo per Ciao a essere tutti. qua con noi. Allora Matteo, quanti anni hai? 21, ne farò 22 a giugno. Bene. Io ho assistito anche in qualche tua live che suoni anche, quindi sei un appassionato anche di musica, mi è sembrato di capire. Esatto, Ma sì. ti ho contattato, soprattutto poi parleremo anche di questa cosa, perché hai fatto un'impresa, cioè almeno per me è stata un'idea geniale, sicuramente lo è stata perché ha attirato la mia attenzione e non solo la mia, ma quella di molti altri. Cosa hai fatto? Raccontaci. Allora, diciamo, ho provato, poi giustamente ci sono anche riuscito a scalare il dislivello del Monte Everest dentro casa, quindi sulle scale di casa. 8.848 Pazzesco. metri percorrendo gli scalini di casa mia, su e giù per tutto il giorno. Quindi cosa hai fatto sostanzialmente? Contavi solo la salita e poi la discesa la escludevi o contavi sia la salita che la discesa? Allora, il dislivello da superare ovviamente che è considerato era solo quello positivo. Quindi Ok. diciamo che ho fatto 8.848 metri in positivo, ma anche in negativo ovviamente, perché ogni volta dovevo fare su e giù. Quindi spieghiamo bene cosa vuol dire in positivo e in negativo. Positivo sarebbe la salita, quindi effettiva, Esatto. quando vai a superare il dislivello, mentre la negativa sarebbe la discesa. In realtà, quindi tu sei non solo salito, ma hai Ma raggiunto anche la sì. cima e sei tornato a casa, perché non è... Esatto. Ti dico, io sono fisioterapista, quindi perché ti aggiungo questa cosa? Perché il movimento, soprattutto stressante, è anche quello eccentrico, quindi è la Esatto. discesa. Quindi i In famosi effetti, 8.000... quel giorno la cosa che ho sentito di più a livello fisico è stata davvero la discesa. Infatti già più o meno a metà giornata o comunque all'inizio della seconda metà ho iniziato a avvertire un po' di fastidio ai quadricipiti e sopra le ginocchia, diciamo. Immagino, ma come hai gestito praticamente? Raccontaci questa giornata. A che ora sei partito? Io intanto mi sorseggio un buon caffè. Allora, mi sono alzato alle 6 del mattino, Alle 6. ho fatto colazione. Mangiando quello che mangio solitamente, quindi cereali, caffè. E poi alle 7 sono partito, quindi alle ore 7 del 7 aprile. 7 aprile alle ore 7. C'era una scelta particolare per questa No, giornata? ho scelto 7 aprile perché, più che altro perché, ad esempio, mio fratello non aveva nessuna lezione importante o una verifica Ok. al computer, quindi. Riuscivo a fare A tutto incastrare. senza disturbare nessuno. Ottimo. E sono partito alle 7 del mattino e ho cercato di mantenere un po' quella che era la mia tabella di marcia che mi ero un po' prestabilito E nei qual giorni era questa precedenti. tabella? Allora, io avevo, diciamo, lavorato sulle rampe da percorrere ogni ora. Volevo tenermi tra le 85 e le 90 rampe all'ora come media. Ok. In tutto ne ho percorse 1170 in tutta la giornata La giornata. e con questo ritmo sarei riuscito a concludere più o meno sulle 15 ore, considerate anche le pause che avevo in mente di fare. Ok, e quindi sei partito, quindi queste rampe prestabilite. Una cosa che mi viene subito da chiederti, hai percorso scalino per scalino oppure saltavi di uno scalino all'altro nella salita, Allora, intendo? nella salita, quasi per tutta la giornata, a parte qualche rampa, ogni tanto di recupero, ho sempre percorso 2 gradini alla volta. A due, ecco, infatti. Esatto. Mentre nella discesa dipende, a volte scendevo più velocemente, allora facevo ogni 2 gradini, a volte andavo un po' più con calma e ne scendevo uno alla volta. Questa domanda che mi è venuta abbastanza ovvia, in realtà cosa ti ha portato a decidere di percorrere due scalini alla volta in positivo, quindi nella salita, e non uno scalino alla volta? Come mai? Ma
Una questione di efficienza mia, penso, perché Ok. comunque riuscivo a tenere un ritmo migliore e vedevo che non sprecavo comunque troppe energie anche a fare 2 gradini alla volta. Certo, sì, a livello biomeccanico diciamo recluti maggiormente il gluteo, il grande gluteo, perché avendo una flessione d'anca maggiore, quindi il gluteo è un grande estensore, quindi mi è venuto spontaneo chiedertelo, però volevo appunto spiegarlo a tutti, quindi molto, una scelta efficiente proprio anche dal punto di vista energetico, diciamo, perché comunque hai sfruttato un muscolo che è adatto proprio per il famoso camminatore o comunque per colui che va in montagna. Che appunto quando si dicono alle donne di andare a far, tanto mi stava arrivando una chiamata, di andare a rassodare i glutei, dovrebbero andare in montagna con Matteo, quindi per lavorare e non sullo step con la schiena tutta in avanti a lavorare sui quadricipiti, però questo è un altro argomento. Quindi a mezzogiorno, quando hai fatto la prima sosta? Allora, diciamo che Mezzogiorno? mi sono gestito più o meno con delle soste di 3, 4, 5 minuti. Adesso la media più o meno era 4 minuti ogni ora per reintegrare comunque con una barretta o una brioche, oppure anche per bere, solamente per bere. Ah, All'esigenza, diciamo che o bevevo e mangiavo o bevevo solamente, ma comunque ad ogni ora mi fermavo per integrare. ok. Ogni Mentre ora, quindi. E la pausa quanto durava, dicevi? in media 4 minuti. Esatto. 4 minuti. Caspita, caspita. Hai usato anche dell'attrezzatura, tipo un cronometro, un contapassi? Che cosa hai utilizzato per fare questa Allora, impresa? ho semplicemente cronometrato dalle 7 del mattino fino alla fine, che è stata le 22:01 con il mio orologio. E per contare i giri utilizzavo il blocco note del telefono. Mi sono fatto una tabella dove ogni 10 salite, praticamente depennavo Depennavi il blocco, il certo, blocco. interessante. E sei stato costante per tutte le 15 ore o hai avuto de dei picchi? Cioè, raccontaci un po' questo. Allora, diciamo che l'inizio è stato fin troppo arrembante perché nelle prime ore mi sono portato parecchio avanti rispetto alla mia tabella di marcia. Con parecchio intendo sulle 90 di media che mi ero messo in testa di rampe, ne facevo magari 92, però era già tanto, secondo Eh me. certo, cioè perché nel lungo. Esatto, sul lungo periodo poi sono sceso magari a 76-77 rampe all'ora al minimo. Però Ok. comunque diciamo che la media era sempre su quelle 85 che mi ero prefissato. Esatto, quindi c'è una media di base che bene o male hai mantenuto. Quando, se ti ricordi, hai raggiunto il minimo, cioè quindi quelle 72 così, quando le hai raggiunte? Cioè dopo quante Ma ore? credo nelle ultime 2 ore prima di cena, quindi tra le 18 e le 19 di sera, quindi dopo 11-12 ore Dopo di 11-12 ore, perfetto. E quindi quanto dislivello eri arrivato a quell'orario lì? A quanti metri eri arrivato praticamente? Allora, prima di cena sono arrivato a 7.500 circa. 7.500 Quindi e più o meno prima. il calo è arrivato oltre i 6.000. Dai 6.000 in poi è arrivato un leggero calo. Cioè, questo è veramente stupendo, questa prova che hai fatto, perché si possono ricavare un sacco di dati, anche se comunque in un ambiente, diciamo, artificiale, ovviamente, perché poi è diverso, scalare l'Everest rispetto magari a una scala, Chiaramente. però la risposta del proprio fisico, per chi magari si volesse allenare, testare, come se fosse appunto un test, potrebbe, magari anche per fare semplicemente qualcuno che si volesse avvicinare al mondo della montagna e capire se effettivamente, magari nelle nostre zone, riuscisse ad raggiungere il bollettone, potrebbe utilizzare questo metodo come feedback, oppure come preparazione per approcciarsi poi in sicurezza, diciamo, a uno stress fisico che comporta la montagna. E come cena, cosa hai mangiato invece? Allora, mi sono fermato mezz'ora a pranzo e mezz'ora a cena. A pranzo ho mangiato pasta, mentre a cena ho preferito mangiare pollo, petti di pollo per integrare, diciamo, la parte proteica. Ne ho Certo. mangiate un po'.
perché comunque E vai, vai. hai anche, no, ti chiedevo sempre per questo discorso della nutrizione, hai anche calcolato tutti i macronutrienti, cioè l'apporto calorico che ti ha necessitato quella giornata? Allora, ho provato a fare delle stime, anche se è molto difficile essere precisissimi, però dovrei aver consumato sulle 8.000 calorie, non riuscendole ovviamente a integrare tutte durante la giornata. Infatti ho perso circa 2 kg, diciamo. Mi hai anticipato, infatti, volevo capire che se avessi, caspita, sarebbe stato interessante misurare, magari fare una bioimpedenziometria prima di partire e dopo, per avere il cambiamento. Ovviamente liquido extracellulare è sicuramente quello che magari sarà stato più colpito, ovviamente, no? Perché comunque c'è stato molto dispendio di liquidi, però sarebbe stato Esatto. interessante. E tu cosa studi, Matteo? Come mai questa passione? Allora, io studio appunto scienze motorie Ah, ecco. e poi però comunque la passione della montagna è una passione che c'è sempre stata fin da quando andavo all'asilo, per dire, quindi è proprio, diciamo, che mi ha accompagnato per tutta la vita, ecco, Quali fino sono ad le arrivare. vette? Quali sono le vette che hai conquistato? Perché ho visto un po' su Instagram, che hai diverse foto. Ma allora, per ora non sono ancora stato su vette iconiche, diciamo, Vabbè, però. 4.000 sulle Alpi, non ne ho ancora fatti, però qualche cima che ricordo con particolare felicità e gioia l'ho già conquistata. In particolare, vabbè, le grigne, sono affascinato molto dalle grigne, le Beh, non solo conosco tu. piuttosto Caspita. bene, almeno a livello escursionistico penso di conoscerle. Molto molto bene. E poi beh, tutte le montagne del Lecchese, del Comasco, del Triangolo Lariano. Ad E poi esempio, sono sei andato. Vai. ad esempio Bollettone, San Primo, Palanzone. Quelle le ho salite e risalite un sacco di volte, sia per allenamento che come passeggiata con amici. Sono Certo. davvero, diciamo, la mia palestra naturale. Esatto. Pensa che io sono andato sul Bollettone l'ultima volta, la mattina di Natale. Siamo andati proprio perché in casa io, infatti, questa quarantena è molto, molto dura, ma. Pensa che prima di andare in quarantena ho postato la foto che sono andato su a Menaggio, al rifugio Menaggio, per poi volevo proseguire, no? Come ben sai, però non era il giorno perché ero partito troppo tardi, quindi mi sono fermato lì al rifugio. Mentre al Bollettone, alla mattina di Natale, l'ultima volta, siamo partiti appunto la mattina presto dalle 6:30 da Cantù, con un altro mio amico. E poi eravamo già in vetta alle 8, diciamo, lì è bellissimo vedere anche l'alba beh, tu lo sai Esatto, meglio di me. tante volte ho visto l'alba sia durante gli allenamenti sia proprio come intento della gita andare a vedere l'alba. Eh sì. E come allenamenti perché? Tu cosa pratichi praticamente? Allora, io dal 2008, quindi dalla quinta elementare, ho sempre praticato atletica leggera. Prima Ok. facevo un po' di tutto, nel senso provavo tutte le specialità, poi mi sono specializzato nel mezzo fondo, quindi nella corsa di resistenza. Però Ho capito. da un paio d'anni a questa parte mi sono un po', diciamo, stancato della pista e volevo sperimentare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo che mi desse dei nuovi stimoli. E quindi avevo iniziato, per l'appunto, prima di questa quarantena, ad iniziare a preparare una stagione di un po' diversa, incentrata sullo skyrunning e comunque sulla corsa in montagna. Certo, tu hai mai sentito parlare ad esempio di Nico Valsesia? Che ha Sì, di scritto nome l'ho già sentito. La fatica non esiste, lui ha una pagina Instagram, io ho letto il suo libro proprio perché mi affascinava questo concetto della resilienza e del proseguire nonostante le avversità. Lui ha fatto la Race Across America, la 5.000 km, ha fatto tantissime corse. Io ho avuto anche il piacere di intervistare un signore che ha fatto per 5 volte la Milano-Sanremo. Hai presente la Ultra? La 280, io gli ho detto la 280 km, lui nell'intervista dice la 285 km e avevamo appena fatto una 5 km
giù a Finalborgo, giù in Liguria, cioè è stato bellissimo. E gli ho chiesto questa, che è la domanda che poi voglio fare anche a te. Cosa ti spinge a sconfiggere la fatica? Nel senso, a non sentire la fatica. Tu, ad esempio, hai fatto questa impresa, su e giù dalle scale, sempre lo stesso. Cioè, cos'è che ti ha spinto a non mollare? Ma secondo me è una questione molto di indole, è una cosa che viene da dentro perché sicuramente non è nato tutto così per caso, perché mi ricordo che anch'io quando ero piccolo, comunque alle prime camminate in montagna, alle prime corse, non ero uno di quelli più improntati alla fatica o alle distanze più lunghe. E cosa ti ha Però aiutato? Cosa ti ha aiutato a superarlo? Sicuramente nell'ambito della montagna mi ha aiutato la curiosità e il fatto di andare oltre per vedere nuovi panorami, nuovi posti, fare giri più lunghi per vedere nello stesso giorno più cose, incamerare, diciamo, nella memoria più Certo. spettacoli possibili, perché comunque sono anche un grande amante della natura oltre che dello sport. Quindi mi piace, ad esempio, stare parecchie ore in giro in montagna senza magari restare connesso con il mondo. Esatto. È E proprio beh, una delle mie questo. passioni più grandi, questa. Ok, prima di chiederti se tu mediti, quindi tienila lì, ti voglio chiedere, ma diciamo, spinta che ti dà la montagna, cambiando quindi lo scenario, scoprendo nuovi paesaggi, scoprendo le bellezze della natura, nella rampa delle scale, lì sei stato in un ambiente protetto, cosa ti ha spinto quindi? La sfida con te stesso, il voler parametrare il risultato, cioè cosa che ti ha spinto? È nata tutta come una sfida con me stesso, sicuramente, Ok. perché un po' anche non potendo dimostrare, magari quest'anno, dimostrarmi quello che posso valere all'esterno, vista la situazione, ho cercato di trovare una sfida comunque che avesse un'intensità e una durata simile alle gare che vorrei poi fare un domani, quando sarà possibile. Certo. E poi sicuramente volevo testare soprattutto la mia tenuta mentale, la mia capacità di testa, visto che ultimamente comunque mi stavo accorgendo che questa caratteristica si stava sviluppando fortemente nei miei allenamenti. Sì. Ed è questa che mi ha incuriosito, infatti, ad intervistarti. Come l'hai sviluppata? Cioè, sei partito da una base e con l'allenamento l'hai portata sempre più avanti, o hai usato, ad esempio, tecniche, ad esempio, usi la meditazione come tecnica oppure. No, diciamo che se posso dirlo è venuto tutto molto per caso, perché appunto, come dicevo prima, questa abitudine a, diciamo, a gestire la fatica e ad andare oltre è venuta proprio grazie alla mia voglia di scoprire, di scoperta, di fare questi giri lunghi in montagna. E diciamo che è venuto tutto per caso. Poi ovviamente, come hai detto tu, trasporlo sulla rampa delle scale non è facile, Esatto, esatto. però diciamo che l'ho presa un po' come se fosse stato un esercizio per quello che poi farò dopo, una volta terminato tutto questo periodo brutto, Certo. diciamo. No, è bello come tu lo spieghi molto tranquillamente. In realtà, io sfiderei veramente, prenderei 1.000 persone a vedere chi sarebbe in grado di percorrere per 15 ore lo stesso percorso, quindi in un ambiente dove non abbiamo la vetta da raggiungere, cioè quello che hai detto tu prima, ok, lo stimolo è vero, quando vai in montagna magari senti la stanchezza, però vedi la cima e quindi ti senti spronato ad andare, ma qui tu non avevi niente, tu avevi il tuo blocchetto, quindi sto facendo un po' un'analogia, noi pratichiamo calisthenics, quindi questa disciplina corpo libero, dove magari alcuni ragazzi che allenano 7 reps, quindi magari fanno volumi enormi di piegamenti, di pull-up, e anch'io a loro chiedo dove trovate lo stimolo per fare un volume, quindi magari di 3 ore e mezza di trazioni, magari come hai fatto tu col blocchetto a dividere, no? Tu dicevi 85 rampe, loro magari 25, 20, ma sempre la stessa cosa, no?
E probabilmente la risposta l'hai data, è proprio la sfida con se stessi, quindi il vedere la propria capacità, quindi sottoporsi a un test confermi, no? Con se stessi. Esatto, mi sono anche detto tante volte, sia nei giorni prima che durante questa grossa fatica, mi sono detto, se riesco a farlo qui dentro, in questo modo, chissà cosa posso fare poi dopo fuori. Infatti, Esatto, cioè quando ti liberano, voli. mi sono caricato molto grazie a questa impresa e spero davvero cioè nei prossimi mesi, quando sarà possibile, di poter sperimentare tutto anche fuori, in montagna, in Certo, ambiente. è un'altra domanda che mi sorge spontanea, visto questa predisposizione che hai. Hai mai pensato di organizzare dei gruppi da portare o già lo fai magari a esplorare questi paesaggi, così magari tra amici, poi magari un domani potrebbe essere. Ma allora, per ora mi capita spesso tra amici, diciamo, di accompagnare, magari in piccoli gruppetti o anche gruppi più grandi, tante, tante persone nei percorsi a me cari, diciamo. Esatto. Magari sui miei percorsi di allenamento ci ritorno una domenica mattina, un sabato pomeriggio con dei miei amici per fare un giro, per mostrargli appunto un po' dei miei posti del cuore, diciamo. Assolutamente. No, sicuramente è una passione anche parlando con te che traspare, poi vedendo, ripeto, la tua pagina Instagram, secondo me. Più materiale porterai, più gente comunque ti seguirà perché si vede che hai proprio questa passione che arriva. E quindi mi è venuta questa idea che ti ho detto perché un po' come ti accennavo di Nico Valsesi, anche lui lo fa in tutto il mondo, ad esempio, ti porta adesso deve organizzare, doveva farlo ad aprile questa scalata dell'Everest, no? E quindi lui organizza questi gruppi. Tu ovviamente ti puoi prenotare con largo anticipo e in tutto il mondo. Infatti ti consiglio proprio, leggi anche il suo libro perché sicuramente ti piace. Grazie. E ti dà proprio uno spunto e sembri molto simile, te ovviamente la versione molto più giovane, però caspita, molto molto interessante. E invece un'ultima domanda, dal punto di vista fisico, come ti mantieni? Fai anche esercizi, fai solo esercizi di atletica, come accennavi prima, o lavori anche magari in palestra piuttosto che esercizi a corpo libero? Allora, diciamo che solitamente parlando della normalità, quindi pre e post quarantena, faccio diciamo 90-95% comunque attività di atletica, di corsa o di camminata. Quindi sì, basate su chilometri e chilometri di lavoro a diversa Ok, intensità rispetto al lavoro che devo fare ogni giorno. E poi ogni tanto ci va anche qualche esercizio, ma se quasi sempre a corpo libero. Diciamo Ok. che pesi o bilancieri li tocco davvero pochissimo. Poco. Capisco, capisco. Quindi io ero molto curioso proprio per vedere come integrassi, diciamo, anche l'allenamento, perché poi ci sono numerosi studi anche sui benefici dell'allenamento della forza massimale, anche in sport come i tuoi. Ovviamente non devono essere il focus principale, altrimenti andresti ad alterare la tua preparazione. Però per andare a mantenere le tue articolazioni in stato di ottima salute, sicuramente è un buon modo, quindi l'integrazione con esso. Ebbene, Matteo, l'ultima domanda invece che avevo iniziato riguardo alla musica. Ho visto che sai suonare veramente bene, come mai questa passione? Suoni da tantissimi anni? Sì, suono da diversi anni. Ho iniziato con il pianoforte già dalle elementari, terza, quarta elementare, e ho smesso da poco di studiare, quindi fino all'anno scorso facevo lezioni di pianoforte, Ah, ok. e da qualche anno ho iniziato anche a cantare, quindi diciamo inizialmente solamente con le cover, e adesso qualche volta anche con qualche pezzo scritto da me. Ah, anche E scritto da te, quindi. esatto, sì. Pensi, scusa, una domanda che faccio spesso nelle interviste, che questa tua caratteristica, quindi la musica, la montagna,
capito già dove voglio arrivare, abbiano un comune denominatore. Esatto. Ma può essere, perché comunque la musica, come la montagna, per me è libertà, quindi ognuno deve, come nella musica, così nella montagna, deve poter essere libero di scegliere quello che vuole fare. Uno può decidere di andare a scalare, di arrivare in cima all'Everest per davvero, oppure può decidere di andare a passeggiare in un bosco semplicemente con gli amici. E così nella musica uno può decidere di suonare, di scrivere canzoni, di ascoltare un determinato genere di musica, oppure può Certo. decidere semplicemente di ascoltarle ogni tanto per rilassarsi. È Esatto. tutto legato al concetto di libertà, che è quello. Di È libertà, un è bella, concetto bella. a me molto caro, diciamo. Si capisce, si capisce. Infatti, quando ho visto la tua live l'altra sera che sono entrato in diretta, ho visto che cantavi e mi ha entusiasmato proprio perché volevo arrivare a questo concetto che appunto mi hai confermato che è quello di libertà. E su questa, proprio su questa parola, diciamo, chiuderei l'intervista perché è proprio la parola chiave su cui riflettere anche in questo periodo. Non ci addentriamo sul perché, Dai. ma lasciamo ai nostri follower le riflessioni e i commenti. Ovviamente, Matteo, per tutti coloro che volessero saperne di più e magari programmare una futura escursione con te, io mi prenoto di già appena finisce questa quarantena, ti ospito a Cantù Asnago per Va conoscerti bene. di persona, perché sei veramente attaccato, quindi il destino è così. Veramente, sono rimasto molto sorpreso. Quindi ti aspetto a Cantù Asnago, dove approfondiremo di più questo discorso e magari ci faremo anche un'uscita in montagna anche con Gaggi e tutti gli altri. Bene, ti ringrazio Perfetto. ancora per aver accettato, Matteo. Buono studio, buona musica e ogni tanto condividi le live che ci deliziamo con la tua canzone. Ciao ciao, Perfetto, Matteo. grazie a te. Grazie Ciao, a te, ciao ciao, ciao, ciao a ciao. tutti.